Do il via Alessandro tra pochi Sì. secondi. Vai pure. Buongiorno a tutti, siamo qui per una conferenza extra che chiude un po' il ciclo di queste conferenze ACC, gestite dalla nostra meravigliosa squadra di dottorandi. E abbiamo l'opportunità oggi di ospitare Vincenzo Sant'Arcangelo, che è un filosofo, nonché un amico, una persona che io conosco da diverso tempo, che diciamo, è un amico degli ingegneri e degli architetti, oltre che essere un amico mio, nel senso che ormai sono molti anni che insegna presso questo Politecnico, ma in realtà insegna anche in altri posti, insegna allo IED di Milano, nei conservatori, per esempio a Vicenza, all'Accademia delle Belle Arti di Bari. E quest'anno, tra l'altro, lui farà un corso al Politecnico di Torino con un ingegnere chimico, se ho capito bene, Sì. che si chiama Sostenibilità e Responsabilità, che quindi è un titolo piuttosto oneroso da portare, ma sono sicuro che Vincenzo sarà in grado di portarlo benissimo. E Vincenzo, si occupa di molte cose, perché si occupa di filosofia in senso multidimensionale, direi, di percezione, di filosofia della musica, di estetica. E in questo senso ci interessa perché forse ci può aiutare a capire delle cose che noi attraversiamo continuamente nei corsi teorici, quando progettiamo, quando proviamo a tenere insieme la dimensione del paesaggio, della sostenibilità ambientale, e del progetto di trasformazione dello spazio, che è poi, diciamo, la scommessa e la missione principale degli architetti. Allora, su questo forse Vincenzo ci apre degli orizzonti, anzi va oltre gli orizzonti, partendo da una serie di personaggi importanti, Timothy Morton, Gibson, ma in generale anche la filosofia cosiddetta dell'object-oriented ontology, che sono campi in cui lui non solo si è formato e studia, ma nei quali ha anche potuto essere traduttore in molti casi. Lui ha già tradotto in italiano due libri di Morton, che sono gli iperoggetti, che forse molti di voi conoscono, adesso Dark Ecology, che dà anche il titolo a questa conferenza, e poi non so, forse anche altri, però per esempio di Gibson l'approccio ecologico alla percezione visiva l'ha ritradotta lui, insomma, e quindi è anche, diciamo, una persona autorevole nel parlarci delle pieghe, o partendo dalle pieghe di questi testi, di queste posizioni, per farci capire un po' meglio questo mondo complesso e complicato. Io sono sicuro che questi argomenti siano davvero importanti per noi, per progettare, per aiutarci a progettare. Quindi chiedo a tutti di porsi questo problema dall'inizio, cioè cosa c'entra quello che ci racconterà Vincenzo con quello che facciamo noi, e provare a rispondere o a articolare questa domanda in modo tale che quando poi lui avrà finito di farci fare questa traversata in mondi inesplorati, poi saremo in grado di interagire con lui e di provocarlo, magari, oltre che farci provocare. Quindi a questo punto io gli lascerei la parola e lo ascoltiamo con estremo piacere. Grazie, Vincenzo. Grazie, grazie a te Alessandro per la lusinghiera presentazione, grazie a tutti intanto per l'invito. Sono davvero contento di parlare a questa platea perché effettivamente le cose di cui mi occupo sono spesso temi filosofici che si possono applicare benissimo in altri ambiti, già applicativi, mettiamola così, una filosofia, quella che piace a me, che in un certo senso
gli altri non filosofi possono prendere e rielaborare come vogliono. A mia volta io stesso sono andato a bussare alla porta dei neuroscienziati per sentire cosa dicevano sulle questioni di cui io mi occupavo da un punto di vista filosofico, cioè la percezione uditiva e il suono in generale. Ora però veniamo al tema di oggi. Perché parliamo di Morton? Intanto vedete Dark Days volume 1, non temete, non ci sarà un volume 2, è solo una citazione di un disco di Johnny Cash, come Dark, il titolo che ho dato a questa presentazione è una canzone di Johnny Cash che immagino conosciate. Perché l'ho usata? Perché intanto il dungeon è, ahimè, un immaginario, quello intendo di Dungeon and Dragons, un immaginario che Morton, dico ahimè perché quando devo tradurlo e devo tradurre quelle parti proprio più nerd della filosofia di Morton, io soffro non poco. Il dungeon quindi è un immaginario che torna spesso nella filosofia di Morton, ma soprattutto perché questa frase scuro come una prigione coglie molto di quello che diremo oggi. Però, come vedete, il sottotitolo è più esplicativo, quindi ecologie vecchie e nuove più o meno oscure, nel senso che parleremo di ecologie al plurale, perché l'ecologia non è una, l'ecologia sono tante. E la prima distinzione che faremo è quella tra ecologia, per come la si intende nel dibattito quotidiano dei telegiornali, quindi problema dell'inquinamento ambientale, del riscaldamento globale, di Greta Thunberg, e ecologia invece nel senso di Gibson, che è uno psicologo, è stato uno psicologo della percezione che ha dato proprio il nome, ha coniato il termine, ma ha anche dato il via a questa sottocorrente, oserei dire, perché si sviluppa negli anni in cui il cognitivismo domina e quindi spazza via le correnti avversarie, in qualche modo eterodosse, che si chiama approccio ecologico alla percezione, in generale la psicologia. La moglie di Gibson, che probabilmente è più famosa del marito, ha fatto tantissimi esperimenti sulla psicologia evolutiva e ha fatto vedere come effettivamente i bambini percepiscono il mondo in determinati modi, esattamente i modi che Gibson, che invece era uno psicologo teorico, aveva descritto in tutti i suoi libri, dal primo che già era dedicato alla percezione visiva, al secondo del 66 che invece è dedicato a tutti i sensi, all'ultimo del 79 che è dedicato di nuovo alla percezione visiva, alla luce degli sviluppi di questa psicologia ecologica che lui insieme ad altri, soprattutto suoi allievi, delinea negli anni 50-60 del Novecento. Quindi approccio ecologico alla percezione, intanto perché usa la parola ecologico Gibson? E la parola ecologico usata da Gibson ha lo stesso significato che ha quando diciamo i problemi dell'ecologia oggi sono particolarmente pressanti, o quando leggiamo il titolo del libro di Morton, ecologia oscura? Sì, la risposta è sì e no, ed è proprio questo sì e no che mi piacerebbe investigare con voi. Come? Tanto capendo come andare avanti. Allora, forse è meglio se tolgo la visualizzazione a tutto schermo. Ah, ok. Così. Parlando di tre libri, tendenzialmente, e quindi, come diceva Alessandro, io ho avuto l'onere e l'onore di tradurre Morton per motivi contingenti, direi, ma che hanno comunque a che fare con il mio percorso di studi, nel senso che a un certo punto io mi sono sempre occupato di psicologia e filosofia della percezione, no? Questo libro di Gibson, L'approccio ecologico alla percezione visiva, viene ritradotto da me e riedito dalla Mimesis, prima era uscito nel 99
per il mulino, sono quei manuali che si studiano quando si trova il professore particolarmente illuminato a psicologia, viene ritradotto in una collana che si chiama Nuovo Realismo. Ora, non so se qualcuno di voi ha sentito parlare negli anni più o meno dal 2012 fino più o meno a qualche anno fa di questo dibattito tutto interno alla comunità dei filosofi, quindi non preoccupatevi se non ne avete sentito parlare, con qualche in realtà fuoriuscita, Alessandro ne sa qualcosa, in altri ambiti accademici, ma anche sulla stampa nazionale, del ritorno al realismo, no? In quegli anni lì io studiavo le mie cose, cioè la percezione uditiva, ed effettivamente mi sono trovato in una temperie culturale non solo locale, cioè non era una questione dell'università, degli studi di Torino, e questa è stata la cosa interessante. Sì, certo, c'era anche una questione che riguardava l'università, degli studi di Torino, tutta la storia interna al Dipartimento di Filosofia, al superamento di alcune tendenze che avevano dominato negli anni 90 nel Dipartimento di Filosofia e nella filosofia italiana in generale. Certo, c'era anche questo, ma intanto stava succedendo che all'estero, in altri dipartimenti, in Inghilterra, in America, dove non si faceva filosofia analitica, che è il mainstream della filosofia nelle università, si tornava a dibattere su questioni gigantesche che tormentano la storia della filosofia da sempre, su cosa è reale e cosa no. Realismo versus antirealismo, o idealismo, se volete proprio metterla nei termini di Platone e Aristotele. Ok? Quindi, cosa è reale e cosa no? Chiaramente se uno si occupa di percezione a un certo punto si deve chiedere cosa è reale e cosa no, quantomeno per i nostri sensi. E quindi cosa ho fatto? Io ho semplicemente fatto un assist al docente con cui lavoravo in quel periodo, che è Maurizio Ferraris, il quale aveva già fatto uscire in questa collana, Mimesis Nuovo Realismo, un libro di cui parleremo rapidamente che si chiama Dopo la finitudine, filosofo francese che si chiama Quantin Meillassou, gli dico che ci sono altri che stanno lavorando su questi temi con prospettive molto diverse, ma che convergevano molto rispetto al discorso che faceva intanto in quel periodo Ferraris. Quindi li ho messi in contatto, cioè i nuovi realismi, che si intitola così un'antologia che abbiamo curato per Bompiani, proprio a sancire questa convergenza di intenti e di spirito di quegli anni lì. I nuovi realismi erano realismi fatti all'interno della filosofia cosiddetta continentale. Senza entrare nei dettagli, la filosofia continentale è stata per larga parte del Novecento tendenzialmente antirealista, no? Tutti i grandi filosofi del Novecento si potrebbe dire che hanno una tendenza verso l'antirealismo, quantomeno su alcune questioni gigantesche della filosofia. Poi chiaramente si può essere realisti rispetto ad alcune cose e antirealisti rispetto ad altre, questo è il discorso che fanno tipicamente i filosofi analitici, non ci accontentiamo di dire sono realista, sono antirealista, delimitiamo l'ambito della realtà e ti dirò se rispetto a quell'ambito sono realista o sono antirealista e perché. Però tendenzialmente il Novecento può essere descritto così a grandissime linee storiografiche, un secolo in cui ha prevalso l'antirealismo, soprattutto in ambito appunto di filosofia continentale. Questi filosofi si muovono dalla filosofia continentale e sono filosofi piuttosto eccentrici perché hanno studiato cose strane, magari in dipartimenti di università americane dove appunto c'è spazio anche per la filosofia non analitica, quindi la cosiddetta theory, come si chiama, con un'etichetta nella quale si può far rientrare un po' tutto, filosofia non sistematica, a volte anche molto aperta a suggestioni letterarie, artistiche, quindi una filosofia meno dura della filosofia analitica. Sono arrivati tendenzialmente a proporre questo cosiddetto realismo speculativo, adesso vedremo cos'è, all'interno del quale si delinea la, già citata da Alessandro, ontologia orientata agli oggetti, che è diventato un brand proprio perché si parla di OOO, è stato scelto bene anche
il termine, che in realtà viene dall'informatica, è un calco della programmazione orientata agli oggetti, i cui fautori sono questi filosofi che si incontrano alla Goldsmith University a Londra nel 2007. Ora, dicevo, parleremo tendenzialmente di tre libri: Ecologia oscura, per un motivo contingente, appena uscito. Quindi è una lettura che credo possa interessare molto a degli architetti. Credo possa interessare, superato lo scoglio della difficoltà del linguaggio di Morto e dei temi di cui si occupa, oggettivamente vasti come gli iperoggetti di cui lui parla, superato quello scoglio, io credo che un architetto possa trovare tantissimi spunti in questo libro. Iperoggetti, al quale ormai non si può non fare riferimento, che ho tradotto invece nel 2018, e Gibson. Non perché io abbia tradotto questi tre libri, ne ho tradotti altri, non è quello il punto. Il punto è che secondo me, come vi dicevo prima, in quella ecologico di cui parla Gibson, c'è qualcosa che ci farebbe, credo ci possa far capire di più rispetto alla questione dell'ecologia e della filosofia ecologica, l'ecocriticism cosiddetto di cui tanto si parla. Quindi parleremo tendenzialmente più dei primi due che dell'ultimo vi darò uno spunto finale, magari si può poi approfondire in un secondo momento, ma parleremo di questi tre libri. Ora, qui vi faccio vedere intanto chi è Morton, e insegna alla Rice University a Houston, in Texas, ironia della sorte, proprio lì dove si estrae il petrolio, con il quale lui tanto se la prende, università finanziata dal petrolio, e ha questa cattedra particolare che lui prende perché prima di essere un filosofo è uno studioso di letteratura romantica inglese, si è occupato soprattutto di Percy e Mary Shelley, ha un dottorato alla Oxford University, quindi viene da studi di letteratura inglese. C'è un bellissimo articolo sul New Yorker che è uscito proprio ieri, mi pare, in cui il giornalista del New Yorker va da Morton, si fa un giro per Houston con Morton, escono fuori anche molte cose interessanti sulla sua vita. Inizia studiando letteratura inglese, il periodo romantico in particolare, dopodiché si interessa a temi strani, tipo il cibo all'interno della letteratura inglese, oppure le rotte delle spezie nel periodo del romanticismo, oppure l'ambiente nei romanzi di cui si occupa, degli autori di cui si occupa. Quindi arriva ai temi ecologici di traverso, attraverso la letteratura. È figlio di un musicista, tra l'altro un musicista che suona in un disco famoso dei King Crimson, quindi è appassionatissimo di musica, la musica è un suo costante punto di riferimento, e l'arte in generale è, come dire, il terminale dentro il quale va a finire tutto ciò che dice, tendenzialmente. Perché vi ho messo Bjork, Pharrell Williams e Jeff Bridges qui a fianco a Morton? Perché sono tre delle persone con cui Morton, o meglio, tre delle persone che sono andate a bussare, a proposito di bussare alla porta, di Morton, perché hanno letto i suoi libri e hanno detto wow, voglio conoscerlo. Questo è proprio il caso di Bjork, che proprio ha detto wow, voglio conoscerlo, e dal wow, voglio conoscerlo, è nato un carteggio, poi è diventato un libretto in cui ci sono sostanzialmente le mail che si sono scambiate. Iperoggetti, tra l'altro, Hyper Objects, è un titolo che viene da Hyper Ballad, la canzone di Bjork che Morton adora e che spesso descrive nei suoi libri, quindi l'amore è reciproco. Jeff Bridges lo ha interpellato per il suo documentario invece sulla questione ambientale di qualche anno fa. Pharrell Williams sta lavorando con Morton a un progetto a dir poco distopico, che consiste nel lanciare nello spazio un oggetto musicale. Ok, questo per farvi capire la vastità degli interessi di Morton e la sfera di influenza di questo autore, per cui è arrivato a Pharrell Williams.
Da dove arriva invece? Arriva da questa cosa che vi dicevo, molto invece più grigia e barbosa, del realismo speculativo. Allora, 2007, Goldsmith University, qui cercherò di essere rapido, scusatemi, se avete domande fatemele, ma sarò necessariamente rapido qui e non andrò nei dettagli. Quattro filosofi che si incontrano a Londra per parlare di questo libro che vi dicevo, Dopo la finitudine, che esce in francese nel 2006. Viene tradotto in inglese l'anno dopo da questo Ray Brassier, scusate, che... Questo è Meyassu, questo è Harman e questo è Hamilton Grant. Parlano di sostanzialmente di questo libro che si chiama Dopo la finitudine, saggio sulla necessità della contingenza, un saggio breve di metafisica pura, come non se ne vedevano da tempo. Lui è un allievo di Badiou, quindi molto matematica come esito estremo della metafisica, insomma questioni molto tecniche di filosofia che però, anche per la prosa brillante di questo autore, suscitano un grande scalpore nel dibattito filosofico internazionale. Grazie alla traduzione di Brassier in inglese, chiaramente questo libro penetra anche nell'ambiente anglofono. E quindi questo incontro del 2007 non è altro che un modo per fare il punto su questo cosiddetto materialismo speculativo, come lo chiama in realtà Meyassu, non realismo speculativo. Su questa frattura tra materialismo speculativo e realismo speculativo, cioè sono un realista speculativo o sono un materialista speculativo? E se sono l'uno devo essere anche l'altro? Si crea una divisione di questo gruppetto che faceva appunto... animava molto i blog filosofici di quegli anni lì, siamo appunto tra il 2007 e il 2010 circa. Sì, c'è questa frattura per cui effettivamente le posizioni di questi quattro filosofi sono molto diverse tra di loro. Se quello di Meyassu appunto è un saggio di metafisica in cui si fa una critica al correlazionismo, come lo chiama Meyassu, cioè all'idea secondo la quale non ci può che essere la correlazione tra il pensiero e l'essere, e tu non puoi pensare l'essere senza il pensiero, cosa che Meyassu rintraccia in tutta la storia della filosofia tendenzialmente e dalla quale cerca di uscire. Negli altri c'è lo stesso tentativo, il tentativo è rompere il circolo correlazionista, come viene chiamato, cioè questo loop apparentemente inscindibile, infinito, appunto, lungo quanto la storia della filosofia, tale per cui se pensi c'è qualcosa e se c'è qualcosa pensi. Come cercano di uscire? Con strategie diverse. Meyassu attraverso la matematica. Grant tramite Schelling, è chiaramente un dibattito che c'era già stato dopo Kant, quindi non a caso uno come Hamilton Grant riprende Schelling, uno dei filosofi grandi filosofi dell'idealismo che appunto si nasce nel solco della questione del per capirci della distinzione tra fenomeno e noumeno, fenomeno e cosa in sé di Kant. Oppure come in Brassier, che è l'unico, ahimè, non tradotto in italiano, forse però lo meriterebbe perché è uno dei libri più interessanti, attraverso una visione pessimistica che mette insieme la filosofia della mente, Schopenhauer e altre suggestioni, e che guarda al futuro. Al futuro nel senso che, come vedete nel sottotitolo di questo libro di Brassier, si parla di estinzione. Non so se avete visto True Detective. True Detective è una serie TV che è stata scritta ispirandosi, gli sceneggiatori di True Detective si sono ispirati più o meno esplicitamente, c'è anche una causa di mezzo, mi pare, a questo libro e in generale alle idee di Brassier, che vi dicevo guarda al futuro. Tutti questi autori pensano a temporalità molto ampie. Meyassu propone un esperimento mentale che chiama l'esperimento dell'arcifossile, cioè invita il lettore a immaginarsi un essere
un fossile, appunto, che arci proprio perché non può essere pensato da noi. Nel senso che se noi vediamo un fossile, chiaramente stiamo già nel circolo correlazionista, perché possiamo fare un discorso su un tempo in cui noi come esseri umani non c'eravamo, ma lo facciamo avendo un fossile in mano, quindi come esseri umani che ragionano sul fossile. L'arcifossile è questo ipotetico oggetto che invece esiste prima che ci sia il pensiero. Quindi c'è stato un tempo, ci deve essere stato un tempo, dice Meiassù, il punto non è tanto dire c'è stato un tempo, il punto è come lo concettualizziamo questo tempo, in cui c'era l'essere e non c'era il pensiero. Siamo, come vedete, alle questioni proprio parmenide, no? Alle questioni da cui nasce la filosofia. Quindi Meiassù guarda all'arci passato, Brassier guarda all'arci futuro, cioè all'estinzione, cioè un tempo in cui non ci saremo più. Quindi ci sarà la materia, ma non ci saremo noi a pensarlo. Questo è ciò che accomuna tutti questi autori. Il fatto che si tenta di uscire da questo circolo correlazionista e di pensare il mondo in assenza di noi. Ora, non so se ci sono i microfoni attivati, però la mia domanda è, secondo voi cosa c'entra, che vi pongo, è cosa c'entra là il discorso ecologico, quindi la preoccupazione su, a parte ovviamente la chiara similitudine, la chiara affinità tra il tema dell'estinzione e il tema del riscaldamento globale, ma secondo voi in che modo si può arrivare a fare questo passaggio da uno che studia la letteratura inglese romantica, il romanticismo in particolare, a questi discorsi qua? Cioè, secondo me, perché Morton a un certo punto passa dalla letteratura alla filosofia? Come si può fare questo tipo di passaggio, secondo voi? Provate a fare degli interventi. Potete scriverli nella chat, ma potete anche accendere il microfono. Io preferirei se si potesse. Se parlate meglio, sì. Provateci, anche se non dovete dire la risposta esatta. Secondo voi, tra la letteratura romantica e questo arcifuturo e arcipassato, dove c'è qualcosa che va oltre l'umano, prima dell'umano, che cosa ci può essere in mezzo? Provateci. Se vi ricordate qualcosa di letteratura dopo tutti questi anni passati a fare gli architetti, magari. Non siete timidi. O se vi ricordate proprio anche, non so, i libri che scrivono Shelley, cioè Frankenstein, oppure tutta la letteratura distopica di questi anni invece, no? Van der Meer e la trilogia dell'Area X, Orwell, insomma, la letteratura che fa questi esperimenti di immaginarsi un futuro che ha preso una strada diversa da quella che, stando alle leggi della fisica, come dicono i filosofi, dovrebbe prendere, no? Quale può essere il nesso tra letteratura, ecologia e questi temi qua che sono prettamente filosofici? Silenzio. Silenzio postumano. Allora, per esempio, potrebbe essere l'idea che... Ah, c'è sì. Federica, vai, spara. No. Era un po' passato. Federica, ti sentiamo. C'era un intervento. Sembrava di sì, però non la sentiamo Federica. Cioè io non sento l'audio, non so se ci sono dei problemi tecnici.
scrivere eventualmente. Allora, il punto è che il romanticismo, anche dai ricordi che ne avete, non so, l'avrete studiato in letteratura inglese, no? O al liceo, o avrete letto qualche romanzo di quegli anni. Il romanticismo, si dice spesso, pone il problema dell'infinito. L'infinito. Pensate a Giacomo Leopardi, il nostro romantico. L'infinito effettivamente è un tema poetico, ma è un tema anche filosofico, e non è chiaramente un caso che in quegli anni lì, sia in letteratura che in filosofia, si parlasse dell'infinito, cioè alla lettera ciò che non è finito. Ciò che non è finito può essere chiaramente, può avere una dimensione spaziale, quindi un oggetto infinito. La matematica parla continuamente di oggetti infiniti, o temporale, un tempo infinito. Allora, un tempo infinito chiaramente per un filosofo è un problema cruciale, il tempo infinito. Cioè il tempo è sezionabile in eventi? Sì, tendenzialmente sì, perché il tempo ci si, almeno a noi esseri umani, ecco qui il problema del antropomorfizzare tutto, il tempo antropomorfo, il tempo scandibile in eventi, no? Se pensate a Proust parla di questo, la ricerca del tempo perduto di Proust parla del fatto che il tempo fluisce, ma allo stesso tempo c'è questa dialettica continua tra il tempo che fluisce, che quindi sembra avere un carattere di infinità, perché continua a fluire, e se faccio 1 più 1 più 1 più 1 e capisco che non c'è un termine, effettivamente il tempo va avanti anche dopo di noi, e di questo me ne rendo conto, con terrore, romanticismo, ma allo stesso tempo c'è una dialettica tra il tempo finito e gli eventi, per esempio gli stupidi eventi mondani di cui parla Proust nella Recherche, che è piena di questi eventi inutili, dove lui va a fare queste cene inutili, dove si annoia a morte, e ci va e poi ci scrive su 7 tomi di romanzo, che è anche un saggio filosofico, proprio perché si interroga sulla dialettica tra l'evento e la durata infinita del tempo. Quindi sono temi che chiaramente ritornano sempre nella storia della cultura, ma che il romanticismo problematizza in maniera drammatica. Pensate anche all'arte figurativa, o non lo so se nella storia dell'architettura c'è un corrispettivo, io non ve lo so dire adesso. Tendenzialmente c'è questa convergenza in tutte le arti, in tutti i sistemi di pensiero, al pensare all'infinito, e quindi a mettere in dubbio la questione che il mondo sia come sembrava da alcune letture almeno della critica della ragion pura, in particolare di Kant, che però dedica a questo tema solo una delle tre critiche, cioè la questione della conoscenza, che il mondo in qualche senso dipendesse dal soggetto trascendentale, dice Kant, cioè dall'essere umano, no? L'essere umano conosce il mondo, e il mondo è conoscibile solo a condizione che la filosofia del limite di Kant, il mondo ci si dia attraverso delle forme. La critica del giudizio, invece, che è la terza critica di Kant, apre già questo tema dell'infinito. Ora, è questo il tema che riprendono questi autori qua, non a caso prendendosela con Kant, con il povero Kant, che è sempre un bersaglio molto facile per i filosofi. Correlazionismo, vi ho detto, e cioè che il correlazionismo è la scoperta di una verità essenziale, che abbiamo accesso solo al per noi e non all'in sé, quello che Kant chiamava noumeno, se vi ricordate. Però cos'è successo? Che invece di concludere che l'in sé è inconoscibile, cosa che invece aveva fatto Kant, si è andati oltre, dice Meyassu, si è concluso che la correlazione è solo il solo autentico in sé. Cosa vuol dire questo? Che ciò di cui possiamo parlare è questo, è la correlazione stessa, il circolo correlazionista.
cioè come le cose, vedete qui la parola accesso, ci si danno, dicono alcuni filosofi, cioè che tipo di accesso abbiamo al mondo. Ora, perché invece alcuni rispondono, provano a uscire dal circolo correlazionista, cioè quest'idea per cui è impossibile pensare al mondo se non pensando alla correlazione essere umano-mondo, inventandosi una ontologia orientata agli oggetti. Il termine, vi dicevo, è un calco dall'informatica, ma è di Graham Harman, uno dei quattro di questo movimento del cosiddetto realismo speculativo. Ontologia orientata agli oggetti è una disciplina, una ontologia. L'ontologia è la scienza dell'essere in filosofia, storicamente, in particolare del modo in cui le cose sono, che Harman ripropone a partire da una rilettura di Husserl, il padre della fenomenologia, e Heidegger, l'allievo di Husserl. Qual è l'idea di fondo? Che effettivamente se noi pensiamo agli oggetti, pensateci anche voi, il mondo tendenzialmente, prima abbiamo fatto l'esempio degli eventi, che è una grande categoria metafisica, non ho fatto un esempio a caso, ho preso un esempio che si studia, di un caso che si studia nei corsi di metafisica. Quando uno fa metafisica studia che cos'è un evento. Un evento è un tipo di darsi del mondo, è un modo di darsi del mondo, cioè il mondo ci si dà anche attraverso flussi di coscienza temporali, per esempio dice Husserl o Proust. Cioè noi facciamo esperienza del mondo e il mondo ci si dà attraverso il tempo. Kant aveva detto il tempo è la forma dell'intuizione pura che contiene lo spazio, l'altra forma dell'intuizione, della sensibilità pura, lo spazio. Cioè c'è una forma che dà una dimensione temporale alle cose che ci si presentano e un'altra forma contenuta all'interno di quella del tempo, dello spazio. Cioè le cose ci si danno nello spazio, ma ovviamente per darsi nello spazio, Newton, devono darsi anche nel tempo. Lo spazio e il tempo di Newton sono le forme della sensibilità, le forme pure della sensibilità di cui parla Kant nella Critica della ragion pura, la prima parte della Critica della ragion pura. Ora, pensiamo però a un'altra categoria di entità che si danno, che ci si presentano. La prima che ci viene in mente tendenzialmente è l'oggetto. Siete d'accordo su questo? Se noi dobbiamo descrivere una situazione X, per esempio, se io vi dovessi descrivere cosa ho davanti a me adesso, io vi parlerei di oggetti. Provate a descrivere quello che avete davanti a me senza parlare in termini di oggetti. Per esempio, provando a parlare solo di flussi temporali, oppure sensazioni qui e ora di ciò che sta avvenendo davanti a te, come propone di fare un filosofo austriaco che si chiamava Karna, che effettivamente dice: se vogliamo fare una filosofia della scienza che tenga conto delle scoperte della fisica quantistica, noi dobbiamo ripartire da un'ontologia che parli di sense data, si dice in gergo filosofico, dati di senso, quelli di cui parlavano gli empiristi, cioè ciò che avviene alla mia percezione, lo spazio-tempo. Cioè lo spazio-tempo chiaramente con Newton è diventata una cosa ben diversa dallo spazio e il tempo di Einstein, scusate, di Newton. Quindi provate però a fare un esperimento per cui descrivete una scena qualsiasi senza menzionare oggetti. È impossibile. Quindi rivendicare il fatto che tutto ciò che si presenta davanti ai nostri occhi, come leggete in questa citazione abbastanza creativa di Morton, che riprende qui Harman, si presenta in un certo senso un oggetto. Uno psicologo
molto importante per tutto questo dibattito che ha lavorato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si chiamava Franz Brentano, è stato maestro tra gli altri di Freud e di Husserl, parlava di oggetto intenzionale per descrivere cosa popola la nostra psiche. Quindi se noi descriviamo la nostra psicologia da un punto di vista empirico, dice Brentano, scopriremo ben presto che alla nostra psiche si presentano sempre oggetti intenzionali, il che vuol dire che qualsiasi cosa noi facciamo con la nostra psiche è come se ci fosse, dice Brentano, infatti riprende il termine intenzionale da intensio, che è il termine che usavano i filosofi medievali per parlare di proprio come la mente va verso un oggetto come una freccia colpisce un bersaglio. Tutto ciò che ci si presenterà alla mente sarà un oggetto, dice Brentano. Un libro davanti ai miei occhi? Oggetto, e fin qui siamo abbastanza tutti d'accordo. Un tavolo davanti a me, anche con sopra altre cose, è un oggetto in un certo qual senso, certo. Però se io vado in un'altra stanza e penso al tavolo che ho appena visto e dico, ah, forse sul tavolo ho lasciato il cellulare, quindi ricordo il tavolo. Il ricordo del tavolo cos'è? Oggetto, dice Brentano. Oggetto, è la nostra psiche tratta il ricordo del tavolo esattamente come ha trattato il tavolo nel momento in cui ce l'aveva lì davanti a sé. Se desidero cambiare il tavolo, dice Brentano, dico io rileggendo Brentano, e penso a un tavolo più figo di questo che ho davanti a me, quindi desidero un altro tavolo, desiderio. Come si presenta un tavolo che non è presente né qui, né nel negozio di mobili X, né in nessun negozio di mobili X, ma solo nella mia immaginazione? Come oggetto, dice Brentano. Quindi l'idea è che tutto ciò che si presenta alla nostra psiche abbia la forma di un oggetto. Harman riprende questa teoria, che è stata tra l'altro poi ereditata da Husserl e problematizzata da Husserl ed è arrivata così paro paro a Heidegger, e tendenzialmente utilizza questa ontologia orientata agli oggetti. Orientata agli oggetti vuol dire proprio che impacchetta a forma di oggetti tutto ciò che esiste per uscire dal circolo correlazionista. Morton cosa fa? Arrivando appunto, come vi dicevo, dalla letteratura, propone, qui cito Pellegrino che ha fatto una ottima introduzione a Morton in questo libro appunto di cui parliamo tra un po', Ecologia Oscura, dice che Morton propone una etica dell'ambiente, quindi arriva dalla letteratura, ma propone, a partire più o meno dal 2007, inizia a scrivere di questi temi qui, propone un'etica dell'ambiente fondata su una teoria metafisica complessiva, l'ontologia orientata agli oggetti, una rilettura del pensiero di Marx, lo fa praticamente in tutti i libri, ma lo fa in particolar modo in Humankind, che è il libro del 2017, una politica neomarxiana dell'ambiente, intervenendo in maniera originale e coraggiosa nei principali dibattiti dell'ambientalismo filosofico contemporaneo. Quindi Morton è uno che si prende questa ontologia orientata agli oggetti, sostiene, convinto del fatto che, come avete visto dalla maglietta che indossava nella fotografia, che solo se uno diventa un OOOist piuttosto che un filosofo può risolvere il problema che tipicamente si presenta sotto forma di loop, di circolo, dell'ambientalismo, e quindi sposa questa object-oriented ontology. Qual è il problema che tutti questi autori però condividono con Kant? Per Kant la coscienza umana è finita, le cose in sé possono essere pensate ma mai conosciute, questo lo ricorderete dal liceo, se avete fatto un liceo, nel senso che c'è un residuo, quello che Kant chiama noumeno, che non potrà mai essere conosciuto dall'essere umano. La relazione uomo-mondo, mediata da spazio, tempo e categorie, appunto le forme pure della sensibilità e dell'intelletto, occupa sotto il profilo filosofico una posizione privilegiata rispetto a ogni altro genere di relazione. Questo è il problema che loro non, questo è l'aspetto di Kant che loro non condividono. Quindi è vero, la conoscenza umana è finita,
È vero, le cose in sé possono essere pensate ma mai conosciute. È vero, gli oggetti ci si presentano sempre come delle cose che non possiamo esaurire del tutto con la nostra conoscenza, dice Harman. Che si ritraggono, usa questo termine potente, il withdrawal, il ritrarsi dell'oggetto, si ritraggono dalla nostra presa conoscitiva. Non possiamo esaurire mai un oggetto. Quello che invece non condividono è la priorità data alla relazione uomo-mondo, mediata dalle categorie e dalle forme della sensibilità pura. Quindi quello che dice Kant è vero, ma ha a che fare non solo con la relazione uomo-mondo, ha a che fare anche con la relazione oggetto-oggetto. Quindi quando io appoggio un libro, questa è la prima mossa interessante che fanno questi filosofi, sul tavolo, il libro che appoggio sul tavolo, o meglio, un libro che cade, una mela che cade per terra, ecco, per non far nessun riferimento a azioni umane, una mela che cade dall'albero per terra, tendenzialmente sta facendo la stessa cosa che guardo una mela, di me che mangio una mela, di me che faccio un succo di mela. Quindi tutte le relazioni che io ho con gli oggetti, che siano di tipo conoscitivo, che siano di tipo pragmatico, sono trasponibili nelle relazioni tra oggetti, quella che Morton chiama, adesso lo vedremo, interoggettività. Cioè non c'è una relazione privilegiata soggetto-oggetto. Per disinnescare il circolo correlazionista, dice Harman, e Morton condivide in pieno, dobbiamo smetterla col pensare che il soggetto sia un tipo di oggetto particolarmente privilegiato. No, il soggetto è un oggetto tra gli altri. Nel senso che ciò che avviene tra il soggetto e il mondo è esattamente la stessa cosa che avviene tra la mela e la terra sulla quale la mela sbatte. Tutto chiaro fin qui? Questa era la parte più tecnica, non temete. Adesso si va verso questioni meno tecniche. Mi interessa capire però se è tutto chiaro. Vincenzo, ti faccio io una domanda solo. Cioè, quindi tu stai dicendo che poi nella prospettiva di Morton, cioè di Harman prima, poi di Morton, l'interoggettività prende il posto della intersoggettività. Esatto. Cioè, per rompere il correlazionismo, per cui c'è sempre l'umano al centro che si relaziona all'esterno mondo, lui dice l'umano non è niente altro che, diciamo, in un'opposizione come tutti gli altri oggetti, e quindi al massimo, se c'è un correlazionismo, è interoggettivo, quindi Esatto. non è una cosa particolare. Questo significa. È proprio questo il punto. E anzi, viene proprio preso il termine intersoggettività con tutta la sua storia filosofica che ha. Il problema qua di nuovo va a finire nella fenomenologia, in Husserl, cioè nell'Husserl, nel tardo Husserl che a un certo punto deve uscire da un pantano in cui si è andato a ficcare da solo e come ci esce con l'essere nel mondo, quello che Heidegger chiamerà essere nel mondo, ma che già Husserl chiamava essere nel mondo della vita, cioè con il fatto che il soggetto incontra altri soggetti. Incontra in realtà, in Husserl in realtà c'è proprio il passaggio nelle meditazioni cartesiane, c'è proprio il passaggio per cui all'inizio l'altro da me si presenta a me come un oggetto, di nuovo Brentano, tutto si presenta come oggetto intenzionale, anche un'altra persona che sembra in tutto e per tutto simile a me e mi parla. Però a un certo punto io capisco, dice Husserl, che questa persona qua è un soggetto come me, ha una coscienza come me, ha delle cose in comune con me. Quindi il tema dell'intersoggettività viene sostituito con quello dell'interoggettività da questi autori qui, proprio perché sono convinti che il problema stia nel considerare il rapporto soggetto-mondo, e quindi quello soggetto-soggetto, come prioritario e più importante, mettere sul piedistallo il soggetto, e questo effettivamente è stato un portato della filosofia kantiana, questo è indubitabile, sul piedistallo da un punto di vista conoscitivo, ma non solo, morale.
del giudizio in generale. Il soggetto è su un piedistallo e la cosiddetta rivoluzione copernicana di Kant è questo: il mondo ruota attorno al soggetto. Va tolto quel piedistallo e l'essere umano va considerato alla stregua di un oggetto tra gli altri oggetti, ma non tanto per sminuire l'essere umano, non è un antropocentrismo fine a se stesso, è un antiantropocentrismo che vuole invece porre il focus sulla relazione tra gli oggetti, la relazione che intercorre tra me e una cosa che conosco, è un oggetto matematico, poniamo, è un teorema, poniamo, per fare l'oggetto più ideale possibile, tra me e un numero, è la stessa che c'è tra me e la mela che mordo, e tra la mela che mordo e l'insetto che succhia il suo succo, e tra la mela e la terra che ha colpito. Chiaramente è controintuitivo, mi rendo conto che può creare dei problemi, ma è la mossa che loro propongono, tutti questi autori propongono di fare per uscire dal circolo correlazionista. Quindi le cose in sé rimangono sempre al di fuori della nostra portata, su questo appunto Kant aveva ragione, ma questo non dipende da una peculiare incapacità umana di afferrarle, quanto piuttosto dal fatto che in generale le relazioni non riescono a rendere conto dei relata, che in gergo tecnico significa quello che dicevo prima, che l'oggetto non si esaurisce mai nella relazione. La relazione è solo un momento della vita dell'oggetto. Ma l'oggetto esiste a prescindere dalle relazioni e vive di vita propria, per così dire, a prescindere dalle relazioni. Ora, le cose in sé, quindi, qui c'è un'altra categoria che piace molto a questi filosofi, quella dei fantasmi, chiaramente il richiamo è a Derrida, a spettri di Marx, di Derrida, alla ontology, gioco di parole coniato da Derrida, per cui la ontologia diventa una ontologia, scienza dei fantasmi e non più dell'essere. Degli spettri, perché gli spettri, le cose in sé sono come spettri. Il lato non conoscibile di tutti gli oggetti, il rovescio della medaglia, quello che non vediamo della medaglia e che non potremo mai vedere, è spettrale, dicono questi autori qua. E in quanto spettrali infestano le relazioni causali inanimate, non meno che il rapporto tra me e le cose. Questo rapporto di conseguenza smette di essere l'oggetto principale della filosofia. Ok, lasciamo perdere questo. Quindi, per riepilogare, e qui vi dicevo, c'è tutta una letteratura che ha fatto proprie queste idee e le ha anche rese in fiction, film, libri, e quindi vi rimando a Il mondo senza di noi, o la trilogia dell'Area X che citavo prima, il documentario La vita dopo le persone, il documentario Wall-E, che è un altro riferimento costante di Morto. Per riepilogare, dicevo, tutti i realisti speculativi vogliono riaffermare l'importanza del mondo esterno. Per Harman e Morton, appunto, attraverso questa idea di riscrivere un'ontologia o dell'assoluto, nel caso di Meillassoux e di Brassier, quello che li accomuna tutti è il fatto di rompere il circolo correlazionista, la relazione tra pensiero ed essere, e raggiungere il grande esterno, lo chiama Meillassoux, per dimostrare che non tutto è a proposito di noi. Di noi esseri umani. Allora, Iperoggetti è un libro che appunto riscrive l'ontologia di Harman, quindi è un trattato di ontologia orientata agli oggetti, al quale però ha avuto, come dire, Morton ha avuto l'intuizione geniale, perché ha fatto anche molto il mero nome, Iper,
di trattare cose molto vaste, sia da un punto di vista temporale che spaziale. Gli iperoggetti quindi sono tendenzialmente oggetti estremamente vasti da un punto di vista o spaziale o temporale, che però appunto si presentano sotto forma di oggetti in qualche modo, perché come leggete in questa citazione qui, l'intensità della, così familiarizzate anche un po' con la prosa non facilissima di Morto, l'intensità della traccia estetica dell'iperoggetto sembra irreale proprio in virtù della sua luminosità. La sua intensità fa sembrare le entità più piccole, persone, paesi, persino continenti, diventano un'illusione, una microscopica macchia colorata su una vasta superficie scura. Come possiamo sapere cosa è reale? Cosa significa essere vero? La minaccia del riscaldamento globale, ora il riscaldamento globale è chiaramente un caso prototipico di iperoggetto. Noi parliamo di, ce lo attesta anche il linguaggio, noi parliamo di riscaldamento globale, i politici legiferano sul riscaldamento globale perché lo considerano in un certo senso un oggetto, una cosa di cui si può parlare, una cosa che provoca delle conseguenze, che se non prendiamo di petto ci porterà non si sa bene dove. Il fatto che i politici ci legiferano effettivamente sembra confermare il fatto che magari in un modo molto strano e particolare il riscaldamento globale sia comunque un oggetto. E infatti Morton dice la minaccia del riscaldamento globale non è solo una questione politica, ma anche, e prima ancora direi io, ontologica. Cioè il punto è riconsiderare gli oggetti estremamente vasti che sono chiamati in causa dai fenomeni ambientali con nuove categorie filosofiche. Questa è l'idea di Morto, perché se non facciamo questo allora non potremo occuparcene nemmeno da un punto di vista politico, o meglio tutti i tentativi che faremo da un punto di vista etico politico saranno inutili. La minaccia dell'irreale è il segno irrevocabile della realtà stessa. L'ombra dell'iperoggetto annuncia il suo arrivo come un incubo che porta notizia di qualche intensità psichica reale. Ora, come si manifestano gli iperoggetti? Perché una questione è che cosa sono gli iperoggetti. E Morton dedica questo libro a cercare di rispondere a questa domanda. Che cosa sono gli iperoggetti? L'altra domanda però è gnoseologica, cioè come li conosciamo noi gli iperoggetti, in che modo ci si manifestano a noi, laddove noi però siamo a nostra volta un iperoggetto, la specie umana, noi siamo membri di un altro iperoggetto, la specie umana che sta all'interno di altri iperoggetti, quindi va tutto riconcepito come iperoggetti all'interno di iperoggetti. Morton usa la metafora di Giona nella pancia della balena. È come se gli iperoggetti fossero, in questa ontologia iperespansa di Morton, oggetti dentro oggetti, dentro oggetti, dentro oggetti, che a loro volta vanno in loop tra di loro. Quindi, come si manifestano gli iperoggetti? Si manifestano tipicamente in maniera catastrofica, cioè noi ci accorgiamo del fatto che esiste un iperoggetto per le cause, per ciò che un iperoggetto ha causato, quindi per quella che Morton chiama traccia estetica, per la traccia che l'iperoggetto ha lasciato nel mondo. Chiaramente le tracce che noi esseri umani possiamo scorgere sono solo una piccola parte degli iperoggetti che tendenzialmente nel libro sono ambienti, sistemi, sommatorie di elementi. L'esempio che fa è la somma totale di tutto il materiale nucleare sulla Terra, o anche solo di tutto il plutonio, di tutto l'uranio, oppure
la somma totale di tutto il ronzio di tutte le macchine prodotte dal capitalismo, il capitalismo stesso per Morton è un iperoggetto. O ancora prodotti, oggetti, quindi prodotti duraturi, quindi la plastica, gli oceani di plastica, sono il tipico caso di iperoggetti che chiaramente ha una connessione di tipo causale con l'altro iperoggetto che è la specie umana, perché l'iperoggetto plastica non si sarebbe mai venuto a creare se non ci fosse stato l'iperoggetto specie umana che lo ha creato. O eventi. Ora, qui vedete che da un punto di vista formale, di ontologia formale, Morton è stato molto rimproverato per questo dai filosofi che fanno ontologia a livello formale, c'è un po' una confusione, nel senso che spesso gli iperoggetti sono eventi, l'inquinamento globale, per esempio, o il coronavirus. Nella intervista al New Yorker gli si chiede se il coronavirus è un iperoggetto, gli hanno chiesto tutti, ovviamente, e lui dice certo, è l'iperoggetto per eccellenza. Ci fa capire perfettamente che cos'è un iperoggetto. Ora, lui cosa fa per farci capire cos'è un iperoggetto? Delinea le sue caratteristiche. Cioè dice, non sono proprio le caratteristiche necessarie e sufficienti, perché effettivamente se uno dice tutti gli iperoggetti devono avere queste caratteristiche qua e solo queste, non va molto lontano se si mette a fare un tipo di operazione di questo genere. Anche perché il libro Iperoggetti finisce con una frase molto sibillina, ma molto significativa, che dice tutti gli oggetti in un certo senso sono iperoggetti, tornando alla questione della inesauribilità degli oggetti, o meglio della relazione tra oggetti. Le caratteristiche comunque sono queste, sono la viscosità, ci si appiccicano addosso, dice Morton. Pensate all'immagine di un gabbiano con addosso il petrolio. Quella è l'immagine che noi possiamo usare per capire cosa vuol dire Morton con viscosità. Il fatto che gli iperoggetti ci si appiccicano addosso. La non località, cioè quello che dicevamo prima, le singole manifestazioni locali degli iperoggetti non sono direttamente gli iperoggetti, che chiaramente non possono essere localizzati se ci facciamo la nozione di spazio e di tempo newtoniano. Esempio, una busta di plastica chiaramente non è l'iperoggetto plastica. Dov'è la plastica quando non è nelle buste? In che modo influenza le nostre azioni? Sono tutte idee, domande che ci possiamo fare se pensiamo all'iperoggetto plastica, inteso come tutta la plastica che l'essere umano ha prodotto da che ha iniziato a produrre plastica e che adesso vive di vita propria. Gli oceani di plastica sono chiaramente un iperoggetto, nel senso che vivono, e questo dimostra benissimo quello che si diceva prima della inesauribilità dell'oggetto, di vita propria. Non c'entra più nulla il fatto che l'essere umano l'abbia creato. L'oceano di plastica resterà, ahimè. L'ondulazione temporale, che quindi qual è il problema nel momento in cui dici la fisica newtoniana non può dar conto degli iperoggetti, ci proviamo con la fisica quantistica. Questa è la parte sicuramente più problematica del libro di Morton in generale. Quando fa ricorso alla fisica quantistica, tendenzialmente non è proprio un ricorso, scientifico, come dovrebbe essere, è più una suggestione, quella di utilizzare la fisica, questa è la mia opinione personale, chiaro, la fisica quantistica come un grande modello epistemologico che spiega meglio di altri modelli epistemologici cosa sono gli iperoggetti. Cioè, cosa dice Morton? Che la fisica quantistica effettivamente è quella disciplina, scienza che si è avvicinata di più a immaginare l'iperoggetto. L'ondulazione temporale, per esempio, è il fatto che gli iperoggetti ci avvolgono, eppure sono distribuiti così diffusamente nel tempo che paiono restringersi come una di quelle lunghe strade che si perdono all'orizzonte. Il tempo li curva e li appiattisce come il fronte di un'onda elettromagnetica che si accorcia ai margini. Sono inquietanti proprio perché non possiamo scorgerne la fine.
come le strade deserte e gli archi nei quadri di De Chirico, gli iperoggetti ci invitano a entrare e ci fanno prendere coscienza del fatto che ci siamo già smarriti al loro interno. Tendenzialmente l'ondulazione temporale ha a che fare con quello che vi dicevo prima, che l'iperoggetto si estende nel tempo in modo per cui non è possibile parlarne in termini di meri eventi. Sono più delle cose che ondulano nel tempo. E stessa questione, il phasing, la quarta caratteristica. Il phasing è un termine che Morton prende dalla musica, da quello che fanno alcuni strumenti, come per esempio la chitarra di Jimi Hendrix, qui citata, o la musica di Steve Reich, che credo sia ciò a cui si riferisce Morton quando parla proprio di phasing. Phasing significa avvicinarsi e poi allontanarsi da una data pienezza. Il phasing di una chitarra, la Jimi Hendrix, si avvicina e si allontana dall'orecchio dell'ascoltatore a seconda che l'effetto noto come phaser restringa o rilasci la gamma armonica del suono. Gli iperoggetti sembrano andare e venire, ma questo andirivieni è dovuto all'accesso limitato che ne abbiamo. Ciò che percepiamo come una lenta ricorrenza periodica di un evento celeste, per esempio una eclissi, una cometa, è in realtà un'entità continua, se lo consideriamo non dal punto di vista degli esseri umani, la cui traccia si mostra nel nostro spazio sociale o cognitivo per un dato lasso di tempo. E l'ultima è la interoggettività, quello che dicevamo prima. Per risponderti, Alessandro, con le parole di Morton, quella che definiamo intersoggettività, uno spazio condiviso al cui interno riecheggia il significato umano, è solo una piccola porzione di uno spazio di configurazione interoggettivo molto più ampio. Gli iperoggetti disvelano l'interoggettività. Come la disvelano? Come dicevo prima, se facciamo un attimo un ragionamento sul rapporto che c'è tra noi esseri umani in quanto specie, quindi in quanto iperoggetti, e la plastica, tutta la plastica che abbiamo prodotto, o tutto il petrolio che abbiamo sversato nel mare, chiaramente non sarà più solo una questione di connessione causale tra l'essere umano che crea la plastica o l'essere umano che scava per ottenere il petrolio. Sarà una questione di interoggettività, cioè si rivelerà un altro iperoggetto che entrerà in connessione con quell'altro iperoggetto, che in questo caso è la specie umana. Quindi pensate a quello che abbiamo detto prima in generale della OOO, quindi della relazione tra tutti gli oggetti, e trasponetela un attimo, grazie a questo termine iper, appunto, su dimensioni vaste, molto vaste, da un punto di vista spaziale, molto vaste da un punto di vista temporale. Se fate questo, effettivamente vedrete che le caratteristiche che abbiamo appena descritto, effettivamente, per come la OO descrive gli oggetti, sono poi in realtà quelle di tutti gli oggetti, che è il motivo per cui quella frase sibillina chiude il libro di Morton. In un certo senso tutti gli oggetti sono iperoggetti. Ok, non so se finora è tutto più o meno chiaro. Datemi un feedback così capisco anche come andare avanti. Secondo me sì, è molto chiaro, grazie. Quindi io andrei avanti e arriverei a un punto tra poco in cui riusciamo a fare uno scambio anche. Allora, Iperoggetti è il libro scritto nel 2013 da Morton, che, come dire, pone il problema metafisico, no? Quindi un tizio che si occupa di letteratura inglese, a un certo punto della sua vita, si imbatte negli scritti di alcuni oscuri filosofi che hanno proposto un'ontologia, la ontologia orientata agli oggetti. Intanto aveva iniziato già a scrivere dei testi sul rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente. La folgorazione avviene nel momento in cui Morton capisce che non ci si può occupare di ambiente se non riscrivendo l'ontologia.
chiunque lo fa senza prima riscrivere un'ontologia non arriverà da nessuna parte. Quindi l'ecologia oscura del titolo del libro di Morton successivo ai peroggetti è un modo di ripensare l'ecocriticism cosiddetto, il pensiero critico filosofico sull'ecologia alla luce di quanto Morton ha scritto in I peroggetti, ma si potrebbe dire tranquillamente, e non gli faremmo un torto, alla luce di quanto Harman ha scritto in L'oggetto quadro. Allora, il primo libro che Morton scrive su questi temi si chiama Ecology Without Nature, titolo abbastanza esemplificativo di tutto il pensiero di Morton. Cioè quello che lui propone è un'ecologia senza il concetto di natura, che faccia a meno del concetto di natura. La constatazione è il punto morto a cui sono arrivati ecologismo e ambientalismo. Sul che cosa fare, l'ecologismo e l'ambientalismo si paralizzano, dice Morton, oppure continuano ad ammorbarci con liste e meri dati su dati che dovrebbero farci preoccupare, catastrofismo che Morton odia, catastrofismo è l'altra cosa contro cui invece Morton si oppone strenuamente. Prima mossa da fare per risollevare le sorti di ecologismo e ambientalismo: liberarsi della nozione di natura. Se per natura intendiamo una sfera, una sorta appunto di oggetto che sta fuori di noi, perché effettivamente la natura nella storia della filosofia quantomeno, e quindi nel dibattito ambientalistico, viene trattato così, come una sorta di entità separata da noi, che se ne sta là da qualche parte, oppure come spazio selvaggio da proteggere, da preservare, rimanendone lontani. Quindi come un tutto, come un altro assoluto, dice Morton, cioè come principio trascendente, che trascende da noi. Termine trascendentale con una maschera materiale, parole di Morton. La natura, dice Morton, è un'invenzione recente, facendo eco chiaramente alle parole di Foucault sull'uomo. Un frutto retorico di certi testi, soprattutto dell'era romantica, quindi vedete che la connessione è tutt'altro che casuale, un'entità del tutto nuova travestita da reliquia, di un'epoca tramentata. E cioè un fantasma, uno spettro, una cosa che come i fantasmi non esiste, ma continua a tormentarci. Nell'idea di luogo selvaggio immacolato possiamo distinguere l'immagine speculare della proprietà privata, dice per esempio Morton in quest'altro libro tradotto in italiano, che si chiama Come un'ombra dal futuro, che in origine è invece The Ecological Thoughts, il pensiero ecologico. La natura era una sorta di proprietà privata senza proprietario, esibita in una galleria d'arte costruita ad hoc. Pensate effettivamente all'estetica romantica, del romantico. L'estetica del romantico effettivamente concepisce la natura in questi termini qua. Le aree selvagge sono enormi versioni astratte di prodotti appesi nelle vetrine nei centri commerciali. Oppure l'estetica del nature writing si basa sull'ideologia delle risorse grezze della proprietà, il mito della madre senza volto ci fornisce il motivo stesso del nostro sfruttamento della terra. Qual è il punto? Che l'ambientalismo standard, che incoraggia un atteggiamento di cura paternalistica nei confronti della natura, la dobbiamo proteggere, la dobbiamo accudire, perché sennò saranno fatti nostri, in realtà nasconde una intenzione criptodominatrice nei confronti della natura. A questo atteggiamento bisogna sostituire una modalità di apprezzamento estetico, e qui chiaramente torna il Morton studioso della letteratura romantica, di fascinazione per la natura come altro di cui possiamo invaghirci rispettando l'alterità profonda. Cioè Morton parla della natura come una entità che intanto non è separata da noi, e questo l'ha chiarito una volta per tutte in I peroggetti: non esistono oggetti separati da noi.
siamo sempre invischiati in un per oggetto. La natura chiaramente è uno di questi, o comunque racconta di un invischiamento tra noi iperoggetti e altri iperoggetti. Quindi cosa bisogna fare? Languire in questo invischiamento, tendenzialmente. Quindi fascinazione, invaghimento, tutte categorie che Morton riprende effettivamente dall'estetica romantica vengono ribaltate per dire che la natura non va preservata, salvata, curata, messa in una teca. No, la natura, della natura ci si deve innamorare. Scusate, come avrete capito, abito di fronte a un ospedale. Della natura ci si deve, con la natura ci si deve confrontare come di una donna di cui, o di un uomo di cui ci si invaghisce, ci si innamora. Quindi rispettandone l'alterità profonda e allo stesso tempo lasciandosi languire in questo apprezzamento estetico. Qui c'è un passo molto significativo sulla differenza tra... Scusate, ma... Aspetta, perché... Vai avanti. Tra... essere interessati ed essere affascinati. Un passo molto significativo di ecologia oscura. Essere affascinato significa... essere interessato, scusate, significa che sono al comando, che io sono al comando della cosa che mi interessa, la padroneggio, è mia. Essere affascinato invece significa che qualcos'altro lo è. Certa filosofia prova a scongiurare il fascino della bellezza a tutti i costi. E qui c'è un lungo parallelo che è un po' il leitmotiv di tutto ecologia oscura tra bellezza e cognosi. Le cognosi è il modo in cui Morton dice noi dobbiamo conoscere la natura, la conoscenza della natura, che non è chiaramente una mera conoscenza di dati, ma è una conoscenza che implica sempre un'esperienza estetica. E chiaramente il collegamento è alla bellezza. Quando fai esperienza della bellezza, è la prova che nel tuo spazio interiore esista almeno una cosa che non sei tu. È un'impronta evanescente nel tuo spazio interiore. Non hai bisogno di colpire o mangiare le cose per dimostrare che sono reali. Una coesistenza non violenta, senza coercizione. Scusate, ma Morton non usa i verbi, quindi quando si legge poi c'è sempre un problema. Il problema principale con la bellezza è che è inafferrabile. Non posso indicarla direttamente, non posso decidere se sono io o è la cosa a emanare bellezza. C'è una indecidibilità, non una totale indeterminatezza, però tra le due entità, me e non me, la cosa. C'è un'ambiguità profonda. La bellezza è triste perché è inafferrabile. Ha una sfumatura elegiaca. Se afferrata si ritrae, come quando metto una mano nell'acqua. Eppure appare. Questa cosa che trovo bella è bella per me. È come se fosse, senza alcun dubbio, questa e non quell'altra cosa. Ho accettato che una cosa è narcisista, qui si sta riferendo a un altro pezzo del libro, ho smesso cioè di provare a sabotare il mio narcisismo. L'esperienza della bellezza è solo narcisismo, include una o più di un'entità. Un narcisismo in me che non è me, include me e la cosa nel suo circuito, e cognosi. Ora, al di là della prosa che, bene se avete resi conto, è un misto, come hanno detto molti, tra prosa filosofica e poesia, o quantomeno Morton aspira a una scrittura poetica, il punto qui è che le cognosi, cioè il modo di conoscere, ai tempi degli iperoggetti, potremmo dire, ha a che fare più con relazioni estetiche che con dati che ci offre la scienza. Quindi qui cosa dice Morton quando fa il parallelo con la bellezza? Che la bellezza è quella percezione che quantomeno ci fa accorgere del fatto che esiste qualcosa al di fuori di me. Ed è questo il primo passo che ci serve per andare avanti sulla strada
delle cognosi e della coesistenza futura. Dunque. Vincenzo, ti invito poi ad arrivare a una conclusione perché mi sa che finiamo il tempo. Direi che un peccato. Possiamo perdere per un prossimo incontro. Un volume 2. Ma volevo solo concludere con questa slide che effettivamente mette fine al discorso su ecologia oscura. La coscienza ecologica, quindi, che significa essere coscienti da un punto di vista ecologico? Quindi coscienti non solo del fatto che sì, effettivamente se non ci mettiamo a fare qualcosa saranno affari nostri, ma anche del fatto che qualcosa è cambiato profondamente nel modo in cui noi conosciamo questi fenomeni. Significa che siamo consapevoli delle relazioni intime e inaspettate tra umano e non umano. Questo è l'altro grande tema della filosofia di Morto, anche questa condivisa con Arma. Come il fatto che gli esseri umani sono fatti di entità non umane, i batteri per esempio, con cui vivono in simbiosi e in una sintonia necessaria. Un essere umano è fatto di componenti non umane ed è direttamente connesso ai non umani, l'interoggettività di cui si parlava in Iperoggetti. Ciò che chiamiamo umano è più simile a un insieme, a un assemblaggio di cose che in realtà non sono strettamente umane, prive di DNA umano, per esempio, e di cose che invece lo sono, cose dotate di DNA umano. La coscienza ecologica significa diventare sensibili, ricettivi nei confronti del non umano, dentro e fuori di noi, comprendendo che non puoi fare a meno dei batteri del tuo intestino, puoi diventare, e qui sto citando un libro che è appena uscito, che si chiama Iposoggetti, in italiano, quindi va a fare il paio dell'ontologia degli iperoggetti con una teoria della soggettività, quindi che cosa ne rimane del soggetto nel momento in cui abbiamo fatto un'ontologia così radicale, puoi diventare fenomenologicamente suscettibile ad essi ed erodere il tuo senso di dominio e di eccezionalità. Cioè, cosa serve per farti ridimensionare le tue manie di grandezza, tu povero essere umano mesopotamico, dice Morto, il fatto che comprendi che non puoi fare a meno dei batteri del tuo intestino, è molto semplice in realtà, no? Cioè il fatto che tu lo arrivi a capire per davvero e che questo però si deve manifestare fenomenologicamente, cioè ti si deve manifestare in un qualche modo. Tutto questo è anche perturbante perché c'è tutto un lato e il motivo per cui Morton chiama oscura la sua ecologia è proprio questo, il fatto che appunto tutto questo parlare di fantasmi non può che avere un aspetto perturbante, il termine freudiano è scelto non a caso, perché la sensazione di essere attorniato e attraversato da batteri, parassiti, mitocondri e da altri esseri umani, lemuri, meduse, è leggermente disgustosa. Il disgusto è un altro grande tema ricorrente nella filosofia di Morto, ma anche affascinante. E secondo me è molto stimolante da un punto di vista teorico. Grazie per la pazienza. Gibson, la prossima volta volevo solo farvi vedere in che modo l'ecologia di Gibson si sposa con tutto questo. Grazie Vincenzo, grazie mille. Sì, veramente hai aperto delle porte dimensionali, direi, su delle questioni. Io mi sono segnato un sacco di cose che ti chiederò poi magari in separata sede, che mi interessano, però mi piacerebbe invece che gli studenti e eventualmente anche i colleghi avessero voglia in questi minuti. Abbiamo pochi minuti, però Martina, magari o Tommaso mi possono dire se abbiamo un margine di 2, 3, 5 minuti, non credo tantissimo. Quindi, sì, magari anche una decina. Ok, perfetto, benissimo. Quindi apriamo i microfoni e facciamo domande a Vincenzo. Se non ci sono domande, vabbè, per istruire le domande io faccio solo una cosa. Sì, vai Vincenzo. Cose eventualmente poco chiare, perché mi rendo conto, certo, che ho parlato di molte cose, alcune poco chiare di per sé. Però
diciamo che un discorso, secondo me, generale su che cosa sono queste, cioè cos'è questa prospettiva che non riesce, cioè che prova a rompere la discretizzazione degli oggetti, la distinzione tra un dentro e un fuori, tra i soggetti conoscenti e gli oggetti conosciuti. Sì. Il fatto che questo mondo in cui viviamo non è fatto di cose separate, ma è fatto di cose viscose, attaccate per filamenti. Queste sono cose che secondo me sono comunque passate, no? Quindi accettiamo questa prospettiva, ognuno la riferirà a delle cose che conosce, ai film che ha visto, agli incubi che fa di notte, però insomma qualcosa credo che sia passato. E su questo però, appunto, se io penso di fare l'architetto, no? E prendo questo mondo di cose viscose, chiaramente mi trovo in una situazione difficile, spiacevole, no? Perché quando prendo questi oggetti che restano comunque dislocati, io credo di avere una cosa in mano, credo di aver disegnato un muro, una casa, e poi scopro che invece sto muro, sta casa, non è lì dov'è, così com'è, ma c'è un sacco di cose che lo attaccano ad altro, no? Questo secondo me è una cosa interessante per gli architetti, perché tra i progettisti di oggetti, gli architetti hanno a che fare con degli oggetti particolarmente rognosi, che però mostrano anche in modo particolarmente chiaro la loro iperitudine, non so se si dice, perché hanno un modo specifico di essere iper gli oggetti dell'architettura rispetto, che ne so, a quelli che progettano i telecomandi, come questa cosa qua. O perlomeno è più evidente il fatto che sono attaccati per terra, per esempio, no? Allora il modo di trasformare questi oggetti tenendo conto della viscosità della terra forse chiama in causa l'ecologia più direttamente, forse su questo possiamo pensare, forse. Allora però la questione, e poi mi fermo e spero che qualcuno voglia prendere la palla, vedo che già Martina ha da dire, cosa dobbiamo fare come architetti? Dobbiamo fare degli iperprogetti? È possibile fare degli iperprogetti? Oppure stiamo di nuovo tornando a essere demiurghi? Poi magari mi rispondi dopo, adesso lascio. Vai, Martina. Se c'è Martina, volentieri ascolto anche Martina. In realtà, ciao Vincenzo, grazie per la tua lezione. No, mi interessava in realtà la questione che ponevi tu, Alessandro, io ne avevo una diversa. Quindi non so se vogliamo prima proseguire su questo anche con gli altri. Allora, io posso dire quello che dice Morton, sempre in maniera molto vaga, perché quando si tratta di dire cosa deve fare X, cosa deve fare Y, Morton fa molti esempi, anzi iperoggetti, tutta la seconda parte di iperoggetti è piena di esempi, presi soprattutto dalla musica, dall'arte visiva, ma anche dall'architettura, ce ne sono un paio presi dall'architettura, quindi ti risponderei sì, Alessandro, l'architetto deve fare iperprogetti, cioè deve riconfigurare la sua ontologia proprio perché, come hai detto tu, si occupa di oggetti, appunto, e qua citiamo Gibson, attaccati ad altri oggetti, anche da un punto di vista meramente percettivo. No? Quindi voi partite chiaramente da una percezione di oggetti che sono attaccati, per esempio il termine di Gibson, percettivamente ad altri oggetti. Voi ragionate quotidianamente così, in termini di attaccare e staccare, no? Da un punto di vista delle forme. Voi fate continuamente, mettete in atto continuamente le leggi della Gestalt. No? Cosa dice Morton in più? E quindi questo è Gibson. Cosa dice Morton in più? Dice che dovreste prendere per buono le leggi della Gestalt che ti fanno vedere che un oggetto non è semplicemente un oggetto di dimensioni, ma è attaccato ad altri, per esempio, no? E che quindi il nostro mondo, come dice Gibson, la nostra ontologia è fatta di superfici attaccate ad altre superfici. Quindi considerare gli oggetti non come entità discrete, come fa il senso comune o la fisica classica newtoniana, ma come entità multidimensionali, n-dimensionali, quindi attaccate ad altre entità sia da un punto di vista spaziale ma soprattutto temporale, perché voi chiaramente andate ad agire sulla temporalità degli oggetti e dell'ambiente. Infatti la viscosità è interessante come termine per noi, secondo me, più sul tempo che sullo spazio, solo che è più difficile immaginarsela, perché viscosità si riferisce a una cosa spazialmente. Questa è una metafora spaziale
effettivamente anche gli esempi che Morton fa sono spaziali, perché è più facile capire cosa significa essere viscoso da un punto di vista spaziale, ma Morton si rifà in realtà a Sartre, che a sua volta si rifà a Freud, e non è una questione solo di spazio. No, sicuramente. Certo, sì. La viscosità è sicuramente anche temporale. Grazie Vincenzo. Per rispondersi con un sì o no, sì, voi dovreste fare iperprogetti, cioè dovreste scrivere, da teorici dell'architettura dovreste scrivere un iperprogetti. Tra l'altro si potrebbe fare effettivamente. E da architetti dovreste fare iperprogetti, sì. Ci proveremo, magari ci aiuti tu. Martina. Ok, volevo dire un'altra riflessione che mi era venuta in mente quando parlavi di cambiamento climatico, sì, e iperoggetti, no? E mi è venuto in mente un articolo che lessi tempo fa sulle cosiddette pratiche anticipatrici, no? E, che partiva dal concetto di, penso a Padurai, che dice che il futuro è un fatto culturale, no? Dove le profezie, le utopie, le previsioni, gli scenari in realtà adempiscono a soddisfare o a definire delle funzioni della società. E, quindi, ad esempio, sui cambiamenti climatici, queste pratiche anticipatorie che trasformano il futuro, qualcosa che non si sa in realtà se avverrà, in un oggetto concreto di indagine scientifica, producono informazioni. Quindi, ad esempio, nel caso dei cambiamenti climatici, si definiscono che meccanismi possono verificarsi, cosa e chi è a rischio, oppure quali politiche potrebbero essere appropriate, ma allo stesso tempo si definiscono anche dei nuovi oggetti politici, come ad esempio le tecnologie a emissioni negative, vengono definite queste nuove nuovi oggetti politici. E quindi niente, penso che anche il tema delle pratiche anticipatrici, che è una cosa che stiamo vedendo molto oggi, e rientra dentro anche il tema appunto del coronavirus, no? Insomma, rientri un po' in questi discorsi che si facevano. Beh, sì, assolutamente sì, sono d'accordissimo con te. Il punto è che anche qua la prospettiva di Morton è molto diversa, cioè nel senso che Morton ce l'ha un po' con chi... Allora, propone molte pratiche anticipatrici in realtà. Quindi, se dovessimo analizzare la sua prassi, la sua parte politica, la parte politica della sua filosofia, effettivamente non è altro che un insieme di consigli di pratiche per pratiche anticipatrici, questo sì. Però sul piano teorico, avendo disegnato un'ontologia di questo tipo, Morton pensa in realtà che il futuro sia già visibile, in un certo senso, no? Immaginabile, ecco, usiamo quest'altra espressione. Perché se tu dispieghi un iperoggetto in n dimensioni, in realtà l'iperoggetto è già qui, ora, col suo futuro, come dice appunto il libro che hanno tradotto giustamente come un'ombra dal futuro. Quello che stiamo vivendo adesso non è altro che un'ombra dal futuro di un iperoggetto. Quindi noi siamo in una prospettiva temporale paradossale, lo siamo sempre stati, per cui stanno agendo su di noi anche i risultati, e su questo effettivamente, e questo è il motivo per cui Morton poi si sforza di spiegare la fisica quantistica o di capirla, la fisica quantistica, perché intuisce che la fisica quantistica ha colto questo degli oggetti fisici, delle entità fisiche, che sono nello spazio-tempo. No? Quindi il famoso difforme mollusco di cui parlava Einstein, che è lo spazio-tempo. Quindi che non è possibile fare che è possibile fare un'ontologia che discretizza oggetti ed eventi, per carità. Ma se facciamo così dobbiamo essere consapevoli che stiamo facendo un'ontologia a misura d'uomo, che è insufficiente per affrontare temi di queste proporzioni, è proprio il caso di dire, per cui è un fatto di proporzioni spaziali e temporali che debordano totalmente dalla proporzione dell'accesso dell'essere umano sul mondo. Quindi o rinunciamo ad occuparcene,
oppure proviamo a vedere se l'essere umano può aprirsi a queste dimensioni n temporali. Un modo per farlo è n dimensionale, un modo per farlo è concepire questa interazione tra oggetti come appunto una cosa molto strana. Effettivamente, se ci pensate, dire che io che vedo uno schermo è uguale a la relazione che intercorre tra il fuoco e il fiammifero che brucia, per dire una cosa del genere devi impegnarti molto da un punto di vista filosofico, però effettivamente è il prezzo che devi pagare per poter concepire un'ontologia di questo tipo. Ciao Vincenzo, posso... Grazie per la lecture, molto interessante. E io mi riallaccerei proprio a quest'ultima cosa che hai detto e anche un punto prima, che è quello della dimensione, della dimensione scalare di degli iperoggetti. Credo che in questa ontologia, non so se nel libro se ne parli meglio, ma forse una delle ambiguità può nascere dal termine iper nel senso di dimensione scalare, oppure di iper nel senso di viscosità, di interrelazione tra gli oggetti, perché anche quando si parlava prima del coronavirus e lui dice certo che il coronavirus è un iperoggetto, è iperoggetto adesso che, la domanda che potrebbe nascere è iperoggetto adesso che intacca la vita dell'essere umano e non lo era prima che attaccava solo i pipistrelli o gli altri animali, o era anche un iperoggetto quando non si relazionava con il soggetto pensante che è l'essere umano. Questa è una tipica caratteristica di iperoggetto, il fatto che lo era prima, cioè lo era rispetto ai pipistrelli, ma noi esseri umani non sapevamo nulla dell'iperoggetto coronavirus finché è rimasto ai pipistrelli e ai pangolini. Nel momento in cui ne abbiamo viste le tracce estetiche come sotto forma di affezione dei nostri organi, allora abbiamo detto, ok, c'è il coronavirus. Questo è il tipico errore che si fa, dice Morton, rispetto agli iperoggetti, cioè accorgersene solo nel momento in cui intaccano l'essere umano. Quando in realtà hanno già intaccato altri iperoggetti tempo fa. No? Noi non sappiamo quando l'iperoggetto coronavirus è nato e non lo sapremo mai. I virologi possono sforzarsi quanto vogliono di andare a fare le loro ricerche sull'origine dell'iperoggetto coronavirus, che a sua volta è collegato agli altri coronavirus di altro tipo e così via. Perché il virus è un iperoggetto. Perché forse nel momento in cui si prova a categorizzare l'iperoggetto con una dimensione umana, è forse allora che perde di forza l'iperoggetto, perché sì, in relazione con il soggetto e quindi perde la sua oggettualità a sé stante. Questa è una critica che è stata fatta a Morton, questa è una tipica critica che gli viene fatta, nel senso che effettivamente sei in una sorta di loop, appunto, per cui ti accorgi dell'esistenza di un iperoggetto solo nel momento in cui assume quantomeno una forma che sia riconoscibile dall'essere umano. Allora, chiaramente questo è un problema, ma Morton lo affronta molto tranquillamente dicendo che l'iperoggetto esiste a prescindere da noi. Quindi quello che noi vediamo dell'iperoggetto sono solo alcune delle sue tracce nel momento in cui è entrato in loop con quell'iperoggetto particolare, uno dei tanti, che è la specie umana, no? Ma in realtà la dinamica degli iperoggetti, la storia degli iperoggetti probabilmente è infinita, non lo sappiamo, ma ha a che fare sicuramente con quella questione dell'infinità. E secondo quello che tu dici adesso, non credi che lui leda alla sua propria teoria quando va facendo delle categorie dell'iperoggetto, dicendo ad esempio il mare di plastica? Se lui dice che il mare di plastica è un iperoggetto, automaticamente sta escludendo molte altre cose. E quindi sembra che solo il mare di plastica e pochi altri oggetti sono iperoggetti. Hai ragione, questa è un'ottima osservazione, ed effettivamente il problema di iperoggetti in libro è quello di aver fatto degli esempi che funzionano meglio di altri esempi, che però sembrano esaurire la categoria degli iperoggetti. In effetti spesso quel libro viene letto come il libro dove vado a leggere che cos'è un iperoggetto. Non è però questo quello che fa Morton. Quando Morton cita un esempio di iperoggetto, lo fa solo per dimostrare che effettivamente ha quelle caratteristiche lì che poi va ad analizzare più nel dettaglio. Dopodiché però ti dicevo,
quando chiude il libro dicendo che tutti gli oggetti in un certo senso sono degli iperoggetti, apre all'infinito, cioè all'idea per cui ogni relazione interoggettiva dà potenzialmente il via a un iperoggetto, no? Quindi è una catastrofe annidata di eventi, la chiama lui. Il tempo è una catastrofe annidata di eventi, perché effettivamente il tempo non è altro che una connessione interoggettiva tra iperoggetti. Quindi non è un'accusa che gli si fa, ma devo dire, io spesso lo attacco Morton quando è possibile, quando è un po' approssimativo da un punto di vista filosofico, ma su questo non si può attaccare, nel senso che lui non ha nessuna pretesa di esaustività nel dire questi sono gli iperoggetti e poi... Anzi, sta proponendo semplicemente di considerare gli oggetti in un modo diverso da come ha fatto la filosofia sinora. Perciò dicevo, in realtà è già tutto in Armand, da questo punto di vista. Avrei altre considerazioni, ma mi taccio qui e ti ringrazio per la tua esaustività. Grazie per le ottime domande. Abbiamo Thierry e Lucia. Hello. Hi. Really interesting lecture, but I couldn't really understand it because it's in Italian. Anyway, I have a question and I really like this topic. I've written it down. So architecture that follows object-oriented ontology translates to architecture made from Mark Foster Gage and Tom Wiscom, and both of them are from the USA. And my question is it possible in a country like Italy to have this, to work in this kind of way, to work with a triple O mind, mindset, because Italy is more of a country that is conservative and that is going into a discourse of sustainability, but using it as only a narrative and maybe like getting certificates and feeling good about ourselves, and not a way the way of Timothy Morton. I know of maybe only one project that is in Perugia, and it was done by Cop in Bleu. And so it's a foreigner architect that did the project in Italy. So my question is, like, are there any offices in Italy? It's an architecture question. Thank you. Non ho idea. So che allora, intanto al Politecnico di Torino, grazie al professor Armando, al professor Durbiano, questi temi sono penetrati, il che non è assolutamente poco. Poi Armand è stato visiting professor qui all'Università di Torino. Sono d'accordissimo con te sulla questione che qui in Italia, per la tradizione del progetto che c'è in Italia, sia ancora più difficile che altrove applicare queste teorie alla teoria del progetto. D'altra parte però Armand adesso sta insegnando a Los Angeles ad architettura, quindi è un segno questo, quantomeno sul piano accademico, che le idee abbiano preso anche la teoria dell'architettura. Credo per le ragioni che diceva Alessandro prima. If I may, Terry, I can add something about that, because for instance, Hélène Frichon, who is a theorist, who came here in Torino many times also with us, we invited her. She wrote a book a couple of years ago, which is entitled Creative Ecologies, where she criticizes the object-oriented ontology. And I mean, her criticism is interesting because she criticizes exactly, specifically, the architectural application of this notion, which sometimes is too much literal. So I also think that it's not a matter of making strange or stranger things in architecture for assuming the perspective of theories or whatever, but it's more like understanding and everything you make when you are an architect, both a traditional, let's say, conservative architect and avant-garde architect, all the time you will be always entangled with a lot of things and implications wherever and in any
different dimensions, starting from your project and from the materials which are related to your project. So your own drawing is already an hyper object, let's say. Then I would like to suggest this kind of approach, which doesn't mean that you can have a lot of aesthetical explosion around this or being influenced about the hyper object in the more aesthetical way. But I don't think it's the first approach we can assume for developing architectural project in a effective way, at least. So this is my opinion, just to say that we can distinguish the fuzzy thing from the fuzzy thinking in this sense. And okay. Yeah, forse. Ciao, buongiorno. Mi sentite? Sì. Ok, io volevo fare un'osservazione in generale riguardo alla discussione di oggi, quindi quando si è parlato comunque dell'iperoggetto come questo elemento che cambia di scala da macro a micro, che è invisibile, che è umano, che è non umano, che è imprescindibile, che è riscaldamento globale, ma che è anche tutto, nella pratica poi dell'architetto, perché quello che comunque credo che in generale progettare quegli iperoggetti sia possibile nel momento in cui uno riesce anche a percepirne le forme che hanno questi iperoggetti, nel senso io all'inizio del libro Morton, quando parla di iperoggetti, appunto definisce che lui preferisce parlare di riscaldamento globale piuttosto che di cambiamento climatico, e io immagino che immaginandomi una sorta di mappa, di diagramma, vedo dentro il riscaldamento globale una serie di dati, mi immagino questi dati che sono le migrazioni climatiche, che sono i conflitti, che sono diverse agende climatiche a scala globale che interagiscono tra di loro. Quindi io mi chiedo come noi, cioè io penso che noi come progettisti possiamo appoggiarci a queste forme che ci vengono anche date dai dati, tipo con tutta anche le tecnologie che c'è adesso, parametrica, la tecnologia che comprende algoritmi, che si basa su tutto quello che sono quelle forme invisibili di dati che in un qualche modo possono trasporsi poi in delle vere e proprie forme ecologiche, anche tutto il discorso della landscape ecology, ci sono una serie di modi in cui secondo me l'architetto oggi può appoggiarsi a queste forme, quindi anche in riferimento a il ragazzo che ha parlato prima di me, che si chiedeva se in Italia c'è modo di lavorare con questa tenendo conto di questi iperoggetti. Secondo me c'è modo di farlo, bisogna solo un po' sperimentare sul campo, cioè bisognerebbe un po' aprirsi verso la sperimentazione in questo senso. Sì, sicuramente l'approccio deve essere sperimentale. Sulla questione dei dati, su questo sono d'accordissimo, sulla questione dei dati, allora, Morton ce l'ha veramente tanto con la discarica di dati, come la chiama lui, che ci buttano addosso coloro che parlano di riscaldamento globale. Perché? Chiaramente, spero sia chiaro perché. Perché far diventare un fenomeno così complesso come il riscaldamento globale un insieme di dati e provare a esaurirlo con i nostri strumenti conoscitivi. È il tipico esempio della tracotanza dell'essere umano che pensa di poter tradurre in numeri ciò che succede su scale, come hai detto tu giustamente, multidimensionali. No? Questo è il motivo per cui si la prende tanto con l'approccio della discarica di dati, come la chiama lui. Ora, mi rendo conto che se uno non fa i conti con i dati, il rischio che uno ha se non fa il conto con i dati, almeno in un primo momento, è quello di andare a finire in una sorta di misticismo, altra cosa di cui è stato accusato Morton, per cui tu ti limiti a stare nell'iperoggetto e non fai nulla.
Quindi sono anche d'accordo con quello che dici tu, che il progettista deve necessariamente partire da un aspetto didattica della realtà, no? Esatto, infatti la mia questione era proprio questa qua, nel senso, nel momento in cui noi ci troviamo operativamente poi a dover in qualche modo portare, diciamo, a un'unità tangibile l'iperoggetto, cioè sì, dobbiamo in qualche modo misurarlo. Appunto, la mia domanda è come si può fare? La prima risposta che mi verrebbe in mente è provare a raccogliere quei dati che poi non sono meramente dati statistici, piuttosto che magari anche dati statistici, ma soprattutto basarsi su, esatto, anche come scrive Martina, tutta la relazione tra i dati della politica, anche tutti quei sistemi informativi geografici, tutta la questione del GIS, di tutto questo mondo che ci permette in qualche modo di vedere l'invisibile, cioè di vedere quel tipo di dato che non è tangibile. Quindi forse è l'unico modo che mi viene in mente per provare come architetto a lavorare con queste unità di misura. No, sicuramente ci sono degli strumenti più sofisticati di altri, non è un caso appunto che Morton faccia riferimento alla fisica quantistica, perché l'idea è che ci siano degli strumenti epistemologici che ci fanno cogliere meglio di altri alcuni aspetti dell'iperoggetto. Quindi non è che Morton butta a mare tutto e quindi dice restiamo come monaci zen nell'iperoggetto. C'è anche questo aspetto, ma c'è anche il fatto che ci sono degli strumenti epistemologici che possono in realtà restituirci più di altri qualcosa dell'iperoggetto. Sul fatto del calcolabile, il calcolabile secondo me è una cosa che invece Morton non accetterebbe in nessun modo. L'iperoggetto è incalcolabile, no? Cioè ha a che fare più con la matematica del transfinito di Cantor, che così spesso cita Morton, che con il calcolabile. Quindi l'iperoggetto non è calcolabile. Ora, questo chiaramente per un progettista è un problema. Come faccio io a lavorare con delle cose che non sono calcolabili se io calcolo, se il mio lavoro è anche calcolare? Penso la risposta sia quella che ha dato Alessandro prima, cioè l'idea è proprio quella di mettersi in una prospettiva che considera le cose con questa visione metafisica. Dopodiché nelle pratiche quotidiane uno, se non vuole rimanere bloccato, continua a lavorare con quello che ha, e sono d'accordo con te, sperimenta dei tentativi di avvicinamento all'iperoggetto. Questo potrebbe fare secondo me il progettista, sperimentare dei tentativi di avvicinamento o all'iperoggetto o ad alcune caratteristiche dell'iperoggetto, per esempio alla viscosità. Sono d'accordo sul fatto appunto di sperimentare per avvicinarsi a questo approccio. E grazie per il dibattito, è stato molto interessante. Grazie a te per la domanda interessantissima. Bene, forse abbiamo, se non ci sono altre domande possiamo chiudere, siamo andati avanti per più di mezz'ora oltre il limite, perché questa cosa valeva la pena della discussione. Io sono molto contento che anche gli studenti abbiano partecipato attivamente, sicuramente ci sarebbe stato spazio per ulteriori discussioni. Mi sembra anche che sia l'indizio del fatto che è un tema interessante e che quindi forse con Vincenzo dobbiamo organizzare delle altre cose anche dentro i corsi. Quindi ho fatto bene a mettere giorno 1 di alla fine sì, vedi, è stata una premonizione. No, credo che interessi a tutti, perché gli studenti, ne parlavamo anche in chat prima con Tommaso, sentono queste cose, vengono trattate lateralmente dentro i corsi, quando progettiamo, quando ci occupiamo di paesaggi, di problemi urbani, quindi, però sono sempre, diciamo, considerate come delle discussioni collaterali, nessuno le tratta, le definisce da vicino. Secondo me forse vale la pena farlo, e anche la difficoltà di una lezione come questa, di una discussione come questa, dove comunque vediamo che ci sono anche studenti magistrali che hanno preso parola, però segna la soglia di scambio tra dottorato e laurea, per esempio, tra ricerca e didattica, quindi veramente mi sembra piena di interesse tutto questo. Lascio chiudere alla squadra.
Grazie mille per la lecture di oggi e soprattutto grazie a tutti gli studenti che ci hanno seguito quest'anno. Sono stati super, sono stati tantissimi anche per questa ultima extra lecture. Bye. Grazie mille, grazie per l'invito. Ripeto, testare queste teorie con persone che magari ne sono affascinate, ma poi giustamente dicono cosa ce ne facciamo, è il miglior, secondo me, esperimento che si possa fare per vedere quanto è buona una teoria. Di questo io sono convinto. Quindi accolgo anche l'invito di Alessandro, a maggior ragione per il fatto che io dall'anno prossimo avrò questo corso che si chiama Sostenibilità e Responsabilità, a interagire. Quindi. Certo, lo faremo di sicuro. Grazie, ci hai fatto chiudere in bellezza, Vincenzo. Grazie. Ho fatto una bella festa finale. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao.